Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gemma, sorellina mia, oggi indegnamente presento a te la mia povera preghiera e i miei piccoli atti di mortificazione perché si mette l'intenzione e la persona per la quale sono stati compiuti, affinché tu possa aiutarmi nella mia speranza di grazia e miracolo. Gemma, sorellina mia, presenti tu al tuo sposo crocifisso questa mia sofferenza, intercedi tu presso Gesù per questa mia necessità, perché a te l'Altissimo e la mamma sua nulla sanno negare. Preghiera composta da Santa Gemma Gesù per ottenere grazie. Eccomi ai vostri santissimi piedi, caro Gesù, per manifestarvi ogni momento la mia riconoscenza e la mia gratitudine per i tanti e continui favori che mi avete fatto e che ancora volete farmi. Quante volte vi ho invocato, Gesù, ma avete fatta sempre contenta. Ho ricorso spesso a voi e mi avete fatta sempre consolata. Come esprimermi con voi, caro Gesù? Vi ringrazio, ma un'altra grazia voglio, oh mio Dio, se a voi piace. Esporre la grazia che si desidera. Se voi non foste onnipotente, non vi farei questa domanda. O Gesù, abbiate pietà di me, sia fatto tutto il vostro santissimo volere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La reliquia miracolosa. Padre Lord, scrivi dal Quebec, Canada, il 5 luglio 1914. La serafica Vergine di Lucca opera meraviglie in Canada. Tutti coloro che si rivolgono a lei o sono guariti, o sollevati, o almeno consolati. Io vi mando la relazione di una guarigione che ho scelto di preferenza perché istantanea e il graziato, essendo un fanciullo di 3 anni e mezzo, non ha potuto essere suggestionato né fare uno sforzo qualunque con l'immaginazione. Un fanciullo di nome Alfonso Poliò era epilettico fin dalla nascita. Soffriva inoltre di un'affezione bronchiale ribelle a tutti i medicamenti. Tossiva e la sua respirazione era accompagnata da un continuo rantolo. La madre del fanciullo, avendo inteso parlare di Gemma, si procurò una reliquia e fece una novena, senza però ottenere alcun miglioramento. Il venerdì santo dell'anno scorso, 1913, il fanciullo fu preso da un più forte attacco di epilessia. La madre, in un momento di fede viva, ma di quella fede accompagnata da una certezza morale che un miracolo si ha da ottenere, mette un'immagine di Gemma sul petto del bambino dicendo: «No, tu non cadrai più».
Nel medesimo istante, le membra irrigidite dagli spasimi epilettici riprendono la loro flessibilità. Fanciulla apre gli occhi e sorride a sua madre. Da quel momento, non più un benché minimo sintomo di epilessia, non più qualsiasi affezione morbosa. Egli sta benissimo. È anche da notare che il fanciullo, allora in età di 3 anni e mezzo, aveva degli attacchi di epilessia pressoché tutti i giorni, e non una, ma 6, 7, fino a 15 volte al giorno. Questo è certamente un miracolo di prim'ordine. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.